Bentornati dunque, seconda parte di questo evento live da Bologna, Hotel Carlton. Adesso tocca a Enrico Stucchi, trader indipendente. Enrico, qual è il tema generale del tuo intervento? Innanzitutto buongiorno a tutti, di nuovo a voi che siete in sala e ai telespettatori a casa. Io cercherò di parlarvi di vantaggi statistici, cioè della, ho intitolato il, diciamo, l'intervento alla ricerca dell'edge, edge scritto senza H, che in inglese vuol dire tante cose, ma in questo contesto significa vantaggio, perché vi devo dare una brutta notizia iniziale, che immagino però avete scoperto forse anche sulla vostra pelle, che il trading è un'attività difficilissima, tant'è che è un'attività d'impresa, perché fare trading è sostanzialmente un'impresa, a parte chi lo fa in maniera professionale, cioè campa di questo mestiere e quindi è un'attività di tipo imprenditoriale, ma anche chi lo fa part time sostanzialmente sta investendo i propri soldi e quindi è un'impresa, ma è probabilmente l'impresa al più alto tasso di mortalità che esista, cioè francamente penso che sia addirittura peggio che non aprire un negozio d'abbigliamento accanto a Zara e H&M, perché i dati statistici 95%. 95%, in realtà forse sono un po' meno, insomma comunque sostanzialmente un tasso abbastanza elevato. 95 che perdono, 1-2 che pareggia e 1-2 che vince, quello sì. È. Allora, ci sono stati fatte tante statistiche, sostanzialmente i numeri sono più o meno questi, insomma, poi dipende dal tempo. E in realtà il trading non è un gioco a somma zero, nel senso un gioco a somma zero, un gioco in cui ciò che perde una persona la guadagna l'altra, in realtà è un gioco in svantaggio, perché per giocare si paga, cioè ogni volta che io faccio un trade devo pagare commissioni, spread, slippage, talvolta la Tobin tax, quindi se voglio sperare sostanzialmente di guadagnare e di ripagare i costi transazionali e se possibile portarmi a casa la pagnotta, perché è una necessità per chi fa questo mestiere, deve trovare un vantaggio su cui lavorare. Ora, il vantaggio può essere trovato in tantissimi modi, c'è chi usa sostanzialmente delle tecniche, delle strategie, cerca il vantaggio all'interno di indicatori, oscillatori, analisi tecnica, analisi fondamentale, analisi ciclica, ci sono tantissime logiche e approcci per cercare un vantaggio, io cercherò di mostrarvene alcuni, però una cosa importante è capire se i vantaggi esistono o meno. Allora, esistono delle teorie che forse qualcuno di voi ha già sentito nominare, che sono la teoria del cammino casuale, del random walk theory e dei mercati efficienti. Sono teorie che sono state sostenute nel tempo, dal primo è stato Bachelier nel 1900, poi Kendall, Kuttner, Fermat e soprattutto quello che l'ha espressa in maniera più divertente e piacevole da leggere è stato Barton Malkiel, che è un professore di Princeton, che nel 73 ha scritto questo libretto che si chiama Random Walk Down Wall Street, che vi consiglio di leggere perché è estremamente interessante. E sostanzialmente la tesi di Malkiel è che i mercati siano totalmente casuali, cioè esistono tanti di quei fattori esterni che possono intervenire sui mercati da renderlo totalmente casuale. Se voi vi divertiste a giocare con un simulatore di grafici casuali, ad esempio, che io ho fatto in Excel e se volete trovate anche su Traderpedia da scaricare, vi rendereste conto che i grafici casuali, quindi creati totalmente da un computer, sono del tutto identici a prima vista a quelli dei grafici di borsa reali. Quindi potrebbe sembrare che la teoria di Malkiel sia vera. In realtà poi questa teoria è stata smontata, se volete, in maniera un pochino più scientifica da Andrew Lowe e Archie McKinley, ci sono poi altre persone che hanno dimostrato che i mercati non sono casuali e che quindi sono battibili, perché in una logica di mercato casuale, il mercato casuale non è battibile, cioè tu alla fine la cosa migliore che potresti fare è investire e tenere lì nel cassetto, la logica del cassettista buy and hold. Ma in realtà ci sono delle persone che hanno dimostrato con i numeri di riuscire a battere il mercato in maniera sistematica per anni. Steve Cohen, Larry Williams come trader, Warren Buffett come investitore, ma anche i premi Nobel per l'economia, Daniel Kahneman, Tversky e Thaler, che tutti quanti conoscono per le logiche del comportamento, della psicologia degli investimenti, hanno dimostrato che in realtà non è vero che i mercati casuali, perché sono basati su una talmente forte emotività da non esserlo. In generale, chiunque dimostri di sopraperformare i mercati nel lungo tempo dimostra che i mercati non sono casuali. E diciamo la verità, se noi qui in sala pensassimo che i mercati sono casuali totalmente, dovremmo alzarci tutti e andare via,
perché non ha senso fare trading in un mercato che non abbia un minimo di possibilità di avere un vantaggio, ok? Perché non avrebbe senso, non lo posso battere, quindi siccome per giocare devo pagare, è meglio che non giochi, sostanzialmente. Un po' con le macchinette del videopoker, non ha senso giocarci, come con le opzioni binarie e così via, non ha senso giocare a un gioco in svantaggio. Allora, io devo sicuramente capire se questi vantaggi esistono, io cercherò di dimostrarvi che ne esistono, ce ne sono, e una delle cose che ho sentito spesso dire è che i vantaggi prima o poi spariscono, cioè quando io ho un qualsiasi vantaggio di tipo statistico prima o poi spariscono, perché quando un operatore, gli operatori del mercato in generale scoprono questo vantaggio, tutti tendono a utilizzarlo e questa cosa annulla il vantaggio stesso, il che è tendenzialmente vero e lo è per tantissime cose. Ci sono tantissimi vantaggi che nel tempo sono spariti, chi lavorava per esempio sui cover warrant tanti anni fa sapeva quanto si poteva guadagnare grazie alle inefficienze dei cover warrant che sono sparite poi nel tempo. Ma in pratica questa cosa per fortuna non accade, esistono mercati in cui ci sono degli edge, cioè dei vantaggi, che durano per giorni, per settimane, per mesi, per anni e perfino decenni. Vi farò vedere delle cose che funzionano da tantissimi anni. Perché questo? Perché i mercati non sono totalmente efficienti, quindi la famosa random walk theory è probabilmente inesatta, perché non tutti gli operatori ragionano nello stesso modo. Io già qua ho due persone che sono due miei carissimi amici che fanno trading in maniera differente. Stefano e Tony fanno trading in maniera completamente differente da me, guardano mercati diversi, guardano cose diverse, quindi c'è chi più è legato agli aspetti tecnici, chi ha più ai fattori macroeconomici, chi più ai fattori statistici come il caso mio, ma anche qui in sala sono certo che ci saranno tutte le persone che sono in sala avranno operatività completamente diverse. Quindi questa cosa fa sì che se non tutti guardiamo le stesse cose, probabilmente una nicchia di persone che guarda quella cosa che funziona, quella cosa potrà continuare a funzionare perché gli altri non se ne accorgono. Io sono convinto che delle cose che vi racconterò oggi probabilmente non le avete mai sentite. Quindi ciò dimostra che evidentemente non tutti gli operatori sono a conoscenza di queste inefficienze e di conseguenza possono continuare a funzionare. Alcuni di questi vantaggi, per esempio, hanno delle ragioni fondamentali molto molto stabili e solide. Vi faccio un esempio: il gas naturale è una materia prima tradata al NYMEX che ha una fortissima stagionalità, poi vedremo meglio nel corso della giornata che cosa sono le stagionalità. Perché questo? Perché fondamentalmente il gas naturale viene utilizzato negli Stati Uniti per riscaldare case, uffici, appartamenti, eccetera, eccetera, fabbriche, e per produrre energia elettrica. Quindi il suo prezzo sostanzialmente seguirà la necessità di riscaldamento e la necessità di energia elettrica. E quindi il prezzo del gas tende a salire nei mesi invernali perché fa più freddo e nei mesi estivi perché gli americani, sapete che hanno una grossa passione per i condizionatori dell'aria e di conseguenza vanno a tutta manetta di condizionatori e hanno bisogno di elettricità. Questa è una ragione molto, molto logica. Anche la benzina ad esempio ha una stagionalità molto forte perché gli americani si mettono a volante nei mesi estivi, che si chiama driving season, questa stagione in cui tutti vanno in giro. È per questo che il prezzo della benzina tende a salire durante i mesi estivi. Ce ne sono un'altra famosa, diciamo, di stagionalità con ragioni macroeconomiche fondamentali, scusate, molto molto importanti, è il prezzo della carne di maiale. L'INOGS è uno strumento che sicuramente nessuno di voi ha mai tradato, che ha un picco enorme di prezzo durante i mesi di aprile e maggio. Perché? Perché partono la stagione delle grigliate, dei barbecue, della cosiddetta grilling season. Quindi queste sono ragioni che fanno sì che rimarranno sempre nel tempo, perché finché gli americani non diventeranno tutti salutisti e smetteranno di mangiare hamburger, probabilmente il prezzo della carne di maiale continuerà a salire durante questi mesi. Vi faccio un esempio di strategie che sono longeve, ok? Allora, nel 1991 un certo John Murphy, che tutti quanti probabilmente conoscete perché ha scritto la Bibbia o una delle Bibbie dell'analisi tecnica, ha scritto anche un libro molto ma molto più interessante che si chiama Intermarket Analysis, che non lo compra nessuno ma è decisamente molto più interessante del libro sull'analisi tecnica a mio avviso, e lui parla della relazione, correlazione tra i mercati. Durante una trasmissione nel 1991 a CNBC americana, in un'altra trasmissione che si chiamava Tech Talk, lui raccontò di una relazione che esisteva tra l'indice delle azioni delle cosiddette utilities, quindi aziende del gas, dell'energia elettrica,
dell'acqua, dei rifiuti, eccetera, e il Treasury Bond, i bond americani. Raccontò di questa cosa qui e un certo Murray Ruggero, che era un, tra l'altro lavorava con Larry Williams, cominciò, ci scrisse un trading system. Questo trading system fu pubblicato nel 97 in questo libro che si chiama Cybernetic Trading Strategies, e nel 98 su una rivista che si chiama Future Truth, che censisce e tiene sotto controllo i trading system. E adesso vi faccio vedere cosa è successo. Allora, se andiamo sulle slide della regia, ok, allora prima della linea rossa è il backtest, cioè fu pubblicato nel 98, quindi l'andamento del grafico che ringrazio questa roba di Qtlab, sì esatto, l'operazione di Qtlab, che è passato questo grafico con i dati del PIT, cioè del floor dove venivano le negoziazioni alle grida fino al 2001, venivano negoziati al Chicago Board of Trade alle grida questi strumenti. Ecco, vedete che il grafico è performato ovviamente bene prima della pubblicazione e ha continuato a performare bene anche dopo la pubblicazione. E questo è quello che è successo dopo, cioè dal 2001, quando i mercati sono diventati elettronici, fino ad oggi. Questo è un sistema che sono 31 anni che produce in media un 33% all'anno di rendimento. 33% all'anno l'ho calcolato. Scusa, così. Ma che sistema è questo? È un sistema che usa la correlazione tra l'indice delle utilities e i treasury bond. Questo è stato fatto su US, cioè l'ultra bond, quello a lunghissima scadenza, però funziona abbastanza bene anche sul decennale, il T-note tradizionale. Ci dai il codice? Codice, beh, se volete, cioè, in realtà non è pubblicato il codice sul libro di Murray e Ruggero, ma è spiegato la logica. Sostanzialmente il fatto che l'indice degli utilities tende a essere più veloce del treasury a apprezzare, e quindi uno segue l'altro. Perché questo? Perché le utilities sono aziende fortemente indebitate, quindi molto sensibili ai tassi di interesse, quindi questa correlazione è una base macroeconomica molto logica. Comunque, quello che mi premeva notare è che ho un trading system che è in out of sample dal 1998. In out of sample vuol dire che lavora senza che sia stato ritoccato, ok? Quindi i sistemi esistono delle inefficienze che sono longeve, questa è una cosa molto importante da tenere a mente. Adesso io vi faccio vedere dove io cerco i vantaggi. Purtroppo il tempo a disposizione è poco, specialmente quella nella parte in diretta, quindi cercherò di avviare solo un pezzettino. Allora, io i vantaggi li cerco nella natura degli strumenti finanziari, soprattutto. Per me questa è la cosa in assoluto principale. Cioè cerco di capire se uno strumento finanziario ha una determinata natura prevalente rispetto a un'altra. La secondo modo è cercando i cosiddetti bias, cioè delle anomalie, degli errori sistematici che abbiano una durata nel tempo elevata. Le stagionalità di cui accennavo prima è un esempio su un periodo, su un time frame molto lungo di questo genere di attività. Poi io faccio tante altre cose, vendo assicurazioni contro la paura, quindi vendo il VIX sostanzialmente, incasso il costo dello stoccaggio delle materie prime che hanno un contango e incasso premio sulle opzioni. Sono tutte cose un pochino più complicate che richiederebbero una giornatina luna e quindi non possiamo farle oggi. Cercherò di... Perché la roba del VIX era interessante. Sì, ne ho parlato in un incontro qui a Bologna nel 2015, non so quanti di voi ci fossero. Se volete ne parleremo. No, magari dopo parliamo dell'Oxiv anche, eccetera, sì, eccetera. Va bene, scusami. C'è e con lui tanti sì, fondi. Sì, c'è il sostituto del Mixi. Comunque, va bene, una cosa che secondo me è opportuno fare è essere sinceri e fare un cosiddetto disclaimer anche. Vantaggio, ritorniamo un attimo sulle slide, non vuol dire garanzia. Questo poi è un tema che magari Tony ci divertiremo a sviscerare nel pomeriggio. Vantaggio non vuol dire garanzia. Vantaggio significa costruirsi sostanzialmente una linea di base, cioè cercare di avere, è come, mettetela così come metafora, è come cercare di avere una moneta che faccia un pochino più di teste che di croci, una moneta leggermente truccata. Non vi darà mai il vantaggio di guadagnare, ma qualche cosa in più, ok? A questo, diciamo, vantaggio, questa linea di base, ovviamente, dovete aggiungere poi la vostra capacità, strategia e tecnica per migliorare le cose. Ma già partire con un piccolo vantaggio è già una gran cosa, perché dicevo prima, il trading è svantaggio, perché costa. Allora, chiaramente quello che vi farò vedere io non è assolutamente l'unico metodo, neanche necessariamente il migliore. Un'altra cosa che vi voglio invitare a fare è stare attenti, perché io utilizzo molto le statistiche, ma la statistica è
infida perché spesso ha correlazioni spurie, oppure si fanno statistiche su campioni non significativi in termini numerici, e alcuni di questi errori li commetterò anch'io nel corso della giornata di oggi, però cercheremo di evitare di cadere in trappola. Però state attenti a questi aspetti, perché a volte sono subdoli. Allora, andiamo a capire proprio questo discorso della natura degli strumenti finanziari. Io sostanzialmente gli strumenti finanziari possono avere, direi, due nature. Una è, hanno tendenza a sviluppare trend lunghi, duraturi, veloci e quindi forti, e noi li dobbiamo seguire con logiche trend follower, e questo è evidente. Il 90% credo dei trader cerca logiche trend follower quando fa trading, non so se voi appartenete a questa categoria. Ma esistono tantissimi altri strumenti, e sono sempre di più, con l'avvento dei mercati elettronici, sono diventati sempre di più gli strumenti che invece hanno una caratteristica cosiddetta mean reverting, ovvero tendono a ritornare verso il proprio valore medio. Quindi quando il prezzo si stacca in maniera eccessiva dal proprio valore medio che non è necessariamente una media mobile né una linea orizzontale, un valore medio è un oggetto che è dinamico nel tempo perché cambia, però sostanzialmente tendono a ritornare come un elastico verso un punto di equilibrio, quindi tutte le volte che il prezzo sale in maniera eccessiva o scende in maniera eccessiva tende a ritornare verso questo valore medio, che può avere anche, come detto, un drift, una deriva verso una direzione. Allora, in questo caso le tecniche cosiddette contrarian sono decisamente più remunerative. Esiste un'altra categoria di strumenti, che quelli che non hanno una natura prevalente. E se questi strumenti non hanno neanche un cosiddetto bias, cioè un vantaggio da un'altra parte, io francamente non li tocco neanche con le pinze. Perché devo tradare su uno strumento che non ha vantaggi? Ad esempio, il Forex è uno dei mercati più difficili su cui trovare i vantaggi statistici. Molto più facile trovare vantaggi statistici sulle materie prime, ecco perché io lavoro al 90% sulle materie prime, perché li ho analizzati e ho visto che è molto più facile, e siccome io sono stupido preferisco lavorare sul mercato più facile, perché, scusatemi, ma mi sembra più evidente. Ora, parlare di mercati facili e difficili può essere una cosa controversa, però io quello che ho riscontrato è questo in termini statistici. Allora, nelle strategie, diciamo, trend follower ce ne sono tante, quelle di momentum, volatility breakout, eccetera. Concentriamoci su quelle più semplici, perché sono probabilmente le più intuitive, le strategie cosiddette di breakout. La strategia di breakout è: rompo una resistenza e il prezzo sale, rompo un supporto e il prezzo scende. E chiaramente sono logiche trend follower, perché spero che dopo la rottura del breakout, della resistenza o del supporto, il prezzo continui per quella strada il più a lungo possibile, per il maggior tempo possibile. Ovviamente le strategie mean reverting lavoreranno spesso in logica completamente contraria, cioè cercheranno di vendere le resistenze e di comprare i supporti, okay? Queste tecniche possono essere chiamate anche di break in, cioè è breakout al contrario sostanzialmente. Guardate che questa logica così banale in realtà è stata la chiave di successo di un trader molto famoso che si chiama Richard Dennis, che ha creato poi un esperimento che, se cercate su Google e non l'avete mai sentito, è quello dei Turtle Trade. Non so se avete mai sentito la storia delle tartarughe. Sostanzialmente questi erano, diciamo, Richard Dennis ha dato a un gruppo di persone dei soldi e delle regole da seguire, e queste signore hanno fatto una fortuna seguendo queste regole, che erano sostanzialmente regole di breakout su una serie di mercati. E adesso andiamo a cercare, quindi, a questo punto, di capire come fare a capire se uno strumento ha una natura finanziaria prevalente o meno. Io per farlo devo usare un trading system, cioè un codice che io chiamo scanner, cioè uno scanner è un codice il più semplice possibile, senza filtri, non deve darmi il risultato perfetto, io non voglio che mi generi un equity line a 45 gradi, perfetta e meravigliosa. Io ho un codice che io chiamo scanner, voglio che abbia la funzione di individuare se quel tipo di strumento finanziario è prevalentemente breakout o prevalentemente mean reverting, quindi deve essere veloce da eseguire e deve cercarmi di trovare, diciamo, questa natura in maniera molto, molto semplice. Quindi utilizzo come logica un oggetto che si chiama Donkian Channel, che è appunto un canale di volatilità che è costituito sostanzialmente dai massimi e dai minimi delle precedenti N candele. Ok? Vediamo magari un esempio grafico. Questo è un Donkian Channel di 10 candele sul titolo Microsoft, e che individua sostanzialmente i massimi e i minimi delle precedenti 10 candele. Allora, è chiaro che il trader
Discrezionale è la capacità di individuare massimi e minimi significativi. Il Donkey Channel non sa se alcuni questi massimi sono tutti significativi. Lui vede un massimo e, nella logica di breakout, se c'è il breakout di quel massimo vado long, se c'è il breakout del minimo vado short. Il sistema poi utilizza anche uno stop loss di volatilità in base al leverage to range, quindi un multiplo dell'ATR, e un take profit di un altro multiplo dell'ATR, tutto parametrizzato. Aspetta, Enrico, forse è il caso che lo spieghiamo. Qual è il Donkey Channel? Non so se riesco ad alzarmi con il microfono. Allora, il Donkey Channel dei massimi è la linea rossa che vede che sostanzialmente individua il valore massimo delle precedenti 10 candele. Quindi questa qua. Esattamente. Esattamente, come vedi dove eri posizionato prima col dito, c'è la freccetta lì, c'ho il breakout di quel livello ed entra long, ok? Poi lui prende profitto a quella candela rossa dove finisce questa qua, esattamente. Se non che cosa succede? Lui prende profitto perché ha raggiunto 5 volte l'ATR di profitto, ma in questo caso qui sono ancora sopra il Donkey Channel, quindi rientro long un'altra volta perché è come se ci fosse un nuovo breakout. Ok? E seguo col secondo trend. Ho chiuso e sono rientrato. Okay. Perché questo fa il codice in maniera stupida e passiva, non ragiona, certo. E fa questo. Rientra e si prende un altro profit target da quell'altra parte. Quello laggiù in fondo. Non sono abbastanza alto. Però. Dopodiché vedete che c'è un puntino, magari a casa non vedranno assolutamente niente, però c'è comunque il prezzo in quel c'è un massimo di quella candela rossa d'oggi. In alto a destra. In alto a destra, che c'è di nuovo un breakout, e quindi lui continua a entrare long, ma stavolta si becca uno stop loss. Okay. Lo stop loss qual è, scusa? Una volta l'ATR, è quello che vedi, quello blu? Che si chiude. No, lo stop loss è l'ultima candela, vedi che si chiude il trade, esattamente. Ma quello blu cos'è? E quello blu è il canale dei minimi delle prossime a 10 candele. In questo sistema qui, quindi, se avesse, in questo caso è fatto sui titoli azionari, quindi lo uso solo long, perché sui titoli azionari americani preferisco andare solo long, e non esco, quindi non entro short alla rottura del canale dei minimi, ma la rottura del canale dei minimi potrebbe essere la chiusura dell'attività long. Infatti il secondo trade che vedete in questa fotografia, in questa immagine, è un'uscita perché il prezzo ha sfondato il canale dei minimi. Cioè quale? Quello là, la seconda linea. Questa qua? Non quello, ma quello successivo, vedi? Esattamente, lì c'è la rottura della linea blu e il trend, il buy che era stato fatto perché c'era stato il breakout della linea rossa è stato chiuso. È un sistema veramente banale, cioè la rottura di un canale di volatilità è proprio l'ABC. E questo, tra l'altro, era la strategia più o meno di Richard Dennis e delle sue tartarughe. Funziona sta roba? Dipende dai titoli. Questo qua è Netflix, ok? Direi che tutto sommato Netflix lo definirei un titolo, questo che vedete è un equity line, quindi un backtest del sistema, così tal quale, più semplice sistema possibile, tutto sommato su Netflix produce un equity line più che accettabile, perché mi fa un 800% in 16 anni, insomma in 14 anni non è neanche male, no? Tutto sommato come rendimento. Un altro caso è Alphabet, cioè Google. Anche Google è un titolo che si presta molto bene alle logiche di breakout. Apple è un altro titolo che si presta estremamente bene alle logiche di breakout. Amazon, Alibaba, esiste da molto meno tempo, però Alibaba si è fatto un 100% in 2 anni sostanzialmente con questa logica. Nektar Therapeutics è un titolo delle biotecnologie. C'è un altro che non vi ho riportato, per esempio è Match Group, che è la società che gestisce Tinder, l'applicazione di dating. Questi sono quindi i titoli che tendono a funzionare bene con queste logiche, sono quelli normalmente legati alle tecnologie, alle biotecnologie, al farmaco, e quando sono small cap, però non titoli farmaceutici grossi. Dopo vediamo un esempio. Quest'altro titolo è Weight Watchers, guardate quanto ha funzionato bene.
anche qui vado a occhio intorno. Scusa, ma cos'è successo qua? Spiegami un attimo. Il titolo ha fatto degli strappi mostruosi. Watch non è un titolo liquidissimo, quindi sulle medie capitalizzazioni o small cap ci possono essere, come sulle azioni italiane, sostanzialmente. Vi ricordate, non so, Aeroporti di Bologna è un titolo piccolo che può fare degli strappi incredibili. Scusa, ma il drawdown di questa strategia qual è? Il drawdown adesso qui non si vede, ma sostanzialmente potrebbe essere intorno al 10%. A fronte? Di qui vedo un 800%. Vabbè, ci sta, dai. Rischio rendimento, interessante. Sì, è interessante. Un altro titolo che si presta molto bene è Beijing, perché anche questo è un titolo, diciamo, del mondo farm. Square, che è invece del mondo tecnologia. Weibo, tutta roba che funziona, direi, piuttosto bene. Alnylam Pharmaceuticals, un altro che mi ricorda un po' quello, il video che abbiamo visto prima con Stefano, delle aziende col farmaco. Queste sono aziende che tipicamente, quando esce un farmaco e viene approvato dalla Food and Drug Administration, fanno degli schizzi mostruosi verso l'alto. Quindi tecniche di breakout funzionano bene. Pfizer è un titolo farmaceutico, è il più grosso titolo farmaceutico al mondo. Vedete che non funzionano i breakout su Pfizer. Cioè, Pfizer avesse tradato i breakout di Richard Dennis, avesse perso un sacco di soldi. Pfizer è un colosso, i titoli colossi tendenzialmente non rispondono bene a queste logiche. È vero che Google e Apple sono colossi, ma sono colossi di un altro settore. Pfizer è una dividend aristocrat, è un titolo molto solido. Raramente i titoli così fanno degli sbalzi da una parte e dall'altra. Magari hanno un trend di base, ma non risponde bene ai breakout. Puoi usare il mouse, perché ogni volta che tichi a casa sentono. Scusate. Allora, l'altra logica è quella esattamente contraria, è quella del cosiddetto donkey break in, cioè io tutte le volte che tocco o supero quel canale fatto dai massimi e dai minimi delle precedenti N candele, faccio l'operazione contraria. Quindi se supera o tocca il canale alto, quello rosso, vado short; se supera o tocca quello basso, vado long. Ok? Questa strategia è stata chiamata turtle soup, cioè zuppa di tartaruga, proprio perché era la logica di bollire le tartarughe di Richard Dennis. Cioè, siccome loro facevano i breakout, la strategia contraria era bollire le tartarughe, quindi fare esattamente il contrario di quello che faceva Richard Dennis. Adesso vediamo se questo sistema qua ha applicato a qualche titolo che ha funzionato. No, scusate, prima c'è questo, che è bellissimo. Activision, videogiochi. Vi sembra che Activision sia un titolo da tradare con i breakout? Allora, io vi invito a fare, a ragionare che, siccome il breakout è la strategia più utilizzata da tutti i trader, non tutti i titoli si adattano al breakout. Se voi tradaste Activision con i breakout, buttereste i soldi alla finestra, ok? Se invece lo tradate esattamente al contrario, quindi comprate, diciamo, shortate il breakout di una resistenza e longate il breakout di un supporto, questo è un titolo che rende soldi, bene anche. Un altro titolo che funziona bene abbastanza è 3M, anche lui è un gigante della chimica e sostanzialmente non funziona con i breakout, funziona meglio con i break-in. McDonald's, sì, qui c'è stato un puntino non proprio perfetto, però tutto sommato anche McDonald's, che è un colosso di un mercato saturo, vecchio tutto sommato, quindi la ristorazione, ha questo genere di comportamento. Oracle è un titolo tecnologico, ma è un gigante. Nike, anche questo su Nike funzionano bene i break-in, non funzionano bene i breakout. Pfizer, che prima era improponibile col breakout, guardate come funziona decentemente col break-in. Ok? Vi è chiaro che questo genere di logica è un vantaggio conoscere in anticipo se un titolo risponde, un titolo, uno strumento finanziario, qualsiasi esso sia, funziona meglio con una logica rispetto a un'altra? È o non è un vantaggio? Perché buttereste i soldi provando quella volta in cui Activision fa il breakout? Sì, lo potrebbe fare, magari una volta vi va bene, ma statisticamente state lavorando contro
la natura stessa di quello strumento. Non vi garantisco che quello strumento continuerà ad avere questa natura per sempre, questo è lecito, però per adesso è così, finché, come dice il carabiniere, che davanti alla macchinetta dei distributori automatici di Coca-Cola, che mette sempre i soldi e continua a tirare fuori Coca-Cola, finché vinco gioco io, no? Quindi questa è un po' la logica sostanzialmente di questi sistemi. Quando smetteranno di funzionare me ne accorgerò, se avrò un portafoglio di sistemi basati su questa cosa quasi non ne sentirò il male. Se Pfizer smettesse di essere di funzionare con queste logiche di tipo break-in, probabilmente andrò in drawdown e perderò soldi, ma lo farò solo su quel titolo, perché non ho concentrato tutta la mia attività su un solo tipo di strumento e di logica. Ma non solo azionario, perché a me, vabbè, l'azionario americano piace molto, ma anche materie prime. Le materie prime, per esempio il caffè risponde, tutte le materie prime in generale rispondono molto bene ai breakout anche su time frame più brevi. Questo è il caffè time frame H1, risponde, cioè un'ora, risponde benino direi, no, ai breakout. Quindi una logica banalissima, quindi il codice è quello che vi ho detto prima: se rompe il massimo del precedente nelle candele vado long, il minimo vado short, ok, prendo profitto dopo x volte l'ATR e sono stoppato dopo Y volte la TR. Banale, ottimizzo e ottengo questo risultato. Ma dopo il caffè, magari becchiamoci una spremuta d'arancia. L'orange juice è probabilmente uno degli strumenti più breakout che esista insieme alla benzina. Ok? Questo è platino, un altro strumento che risponde molto bene ai breakout. I maialini magri, i lean hogs, la benzina di cui parlavo prima. Ok? Mi sembra, diciamo, abbastanza evidente. Immaginatevi, scusate, di tradare la benzina al contrario, con logiche di swing, probabilmente avreste un equity line totalmente al contrario, cioè perdereste soldi in continuazione. Ok? Quindi il mio invito è quello di sostanzialmente cercare di andare sugli strumenti e andare a focalizzarvi su quello che è la loro natura principale. Dopodiché ci aggiungerete la vostra capacità, perché questo trading system è talmente banale che se voi aggiungeste qualche filtrino in più, qualche cosa, migliorereste le performance in maniera notevole. Ma io non volevo sovrottimizzare per farvi vedere equity line meravigliose, volevo solo farvi vedere la natura implicita di quegli strumenti. Ok? Ci sono, vanno scansionati, ce ne sono, vi dico, per esempio, azioni come Activision ne ho trovate circa un'80 sui mercati americani che hanno un equity di quel genere con una tecnica che dire banale e dire poco: compro i supporti, vendo le resistenze. Se volete, io ho scritto un articolo sul blog di Traderpedia 4 anni fa su questa cosa qua, lo trovate ancora lì, magari un po' datato, ma se volete ci sono degli approfondimenti su altri titoli, anche ci ho fatto anche un po' di analisi di indici, di altre cose. Ma io non ho capito dove vuoi arrivare, che le cose più semplici sono quelle che funzionano di più, cioè è lì che vogliamo arrivare. Beh, tutto sommato sì, nel senso, io voglio costruire una linea di base cercando di indagare qual è la natura dello strumento finanziario, perché adesso io ho fatto vedere degli esempi un po' ad hoc, perché se avessi fatto questo genere di analisi per esempio su un titolo bancario italiano non avrei trovato né equity perfettamente crescenti né equity perfettamente decrescenti, perché i titoli bancari italiani hanno subito delle variazioni di direzionalità e volatilità, come ci spiegava prima Stefano, talmente elevate. Vi ricordo che fino al 2007 i titoli bancari erano considerati sicuri, era la cosa più sicura del mondo, viceversa sono diventati poi durante la crisi la cosa più pericolosa da toccare, proprio il fuoco. E quindi è chiaro che questa cosa ha cambiato totalmente le logiche del titolo di quel sottostante. Allora, questi strumenti, se io provo ad applicare logiche di questo tipo, probabilmente non ottengo nessuna equity line, né bella né brutta, perché magari la ottengo bella fino a un certo periodo e poi brutta in un altro periodo. Allora, io quello che invito a fare è cercate una logica di base come questa. Questo è uno scanner, il codice di questo tipo viene applicato al titolo in 5 secondi, mi dà il risultato, lo faccio su migliaia di titoli e cerco di capire quelli che ha senso per me tradare. Per me non ha senso tradare con logiche di questo tipo, cioè con un vantaggio titolo come Unicredit, non ce lo trovo io il vantaggio, almeno non questo genere di vantaggio. Quindi perché farlo? Cioè, quando posso tradarne un altro? Io questa è la logica che voglio fare, sì, cerco le cose semplici perché sono più facili da mettere in piedi, da analizzare e strutturare. Credo che il mio tempo sia finito. Sì, no? Abbiamo ancora un minutino prima di entrare in pausa, però dove lo trovo il codice? Tu vieni qua, mi dici, mi fai vedere equity line pazzesche, bellissime, e poi mi dici il codice me lo tengo. Tu ce l'hai perché nella chiavetta
presentazione del PowerPoint anche. No, ma a parte gli scherzi, poi lo giro io al pubblico. Va bene, non è un codice veramente banale, non ho nessun problema a farvelo avere quando vi interessasse. Allora, signori, questo era Enrico Stucchi. Grazie. Grazie mille. Allora, ora andiamo un attimino in pausa pubblicitaria, diamo il tempo a Tony Cioli-Bruviani di prendere il posto di Enrico Stucchi e poi torniamo subito per l'ultima parte di questa speciale diretta della Fascia Trading.